Buongiorno Attilio, il presidente della Regione Lombardia. Grazie di avermi invitata. Chi è Attilio Fontana? Allora, io sono un avvocato nato in un piccolo paese al confine di Varese che si chiama Indunolona, che era figlio di due medici. Ho deciso di fare l'avvocato, l'ho fatto con grande passione, con grande piacere. Per più di 40 anni mi sono divertito tantissimo facendo questa attività e improvvisamente ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza politica. La politica a questo punto, per te, passione, carriera? È una passione che io ho sempre avuto, mi ha sempre interessato molto. Poi, quando ho avuto appunto la possibilità di impegnarmi direttamente, l'ho fatto con grande piacere. Direi che la cosa più giusta da dire sia quella che è una passione, assolutamente, rigorosamente una passione. Cosa hai dovuto sacrificare in nome della politica, parlando di famiglia? Chiaro, la famiglia ne subisce dei gravi detrimenti, su questo non ci sono dubbi. Quando faccio questa attività non posso neanche più svolgere la mia professione. Sicuramente i due aspetti che sono stati più colpiti, prima di tutto la famiglia e poi anche la professione. Com'è Attilio con gli amici? Ci sono amici e amici, ci sono quelli che si avvicinano a te per un certo interesse e ci sono quelli, riesci a, sei in grado di capire o è la famiglia che è in grado di... Ma guarda, io credo che i miei amici siano amici che sono tali da molto prima che io avessi questo incarico e che anche svolgessi qualunque attività politica. Sono amici di una vita con i quali c'è la massima confidenza, c'è la massima condivisione e che mai mi vorrebbero chiedere qualcosa che mi potesse mettere in difficoltà, cioè sono persone eccellenti, ecco, per cui ci conosciamo, ti ripeto, da quando eravamo ragazzi. Ho questi quattro amici con cui vado a giocare a tennis tutte le lunedì sera. Abbiamo iniziato quando avevamo poco più di 20 anni a vederci lunedì sera. Adesso capisci che è un'amicizia che prescinde dal ruolo che ciascuno di noi riveste. E tempo libero, come fai con tutti i tuoi impegni? Sei sempre disponibile? No, cerco di giocare a tennis, di fare qualche partita gol, di fare qualche passeggiata, magari di andare a sciare e soprattutto per una questione di mente, perché mi rilasso, ma anche salutistica, perché credo che sia necessario un minimo di attività fisica a mantenerla. A proposito di mente, di spazio da ricavare per te stesso, il tema della solitudine nella moltitudine. Tu come fai a organizzarti? Tu prendi uno spazio per te insieme a tutto? Perché sei sempre in mezzo alla gente. Sto benissimo in mezzo alla gente, sto benissimo con la gente, mi fa piacere confrontarmi, parlare, incontrare, stringere mani, subire critiche. Mi piace però anche tantissimo stare da solo, nel senso che vivo le due situazioni con la medesima naturalezza. Attilio non è mai arrabbiato, è sempre equilibrato così. No, Attilio qualcosa ogni tanto si incazza, soprattutto qui sul lavoro ogni tanto. Cos'è che ti dà un fastidio, che dà un particolarmente fastidio, che ti può tirare dalla grazia di Dio? La cosa che mi dà più fastidio è quando qualcuno cerca di prendermi in giro, qualcuno cerca di fare il suo dovere, cerca di far finta di fare il suo dovere e non lo fa, quando qualcuno finge di impegnarsi e non si impegna. Però devo dire che da un lato non porto rancore, dall'altro lato mi passa quasi subito. Tu sei un politico atipico, perché vederti con questo equilibrio fa molto piacere, perché... Allora, io credo che sia necessario gridare quando non hai molti argomenti. Se hai molti argomenti è inutile gridare, perché la gente in linea di massima tende a capire quando tu dici. Io credo nelle mie idee, per cui le cerco di sostenere sempre pacatamente, perché la gente capisce anche più facilmente che non urlando. Tu come vedi il futuro? Credo che se uno fa nella vita un lavoro che gli piace, tutto il resto viene come conseguenza. È l'aspetto più importante sicuramente, l'amore, l'affetto, la famiglia, ma il lavoro è una base di partenza attraverso la quale tu puoi poi costruire tutto il resto. Nel nostro paese non lo so, nel nostro paese la domanda è più complessa. Sicuramente dovremo avere coraggio di fare delle scelte importanti.
se faremo queste scelte importanti riusciremo a svecchiare, a rendere più efficiente questo paese, dato che gli italiani sono sicuramente i migliori cittadini del mondo, sicuramente riusciremo a superare difficoltà e a avere un futuro roseo. Se continueremo a vivere legati a un passato ormai superato, rischiamo di avere gravi problemi. Io ti ringrazio, sei stato... È stato un piacere per me. Però dobbiamo chiudere perché mi hanno sempre detto che tu sei più bravo di me a pattare e quindi noi dobbiamo pattare, dobbiamo finire la nostra conversazione conversando con Malou e vediamo, prendo la pallina. Va bene. Siccome tu mi hanno detto che sei più bravo di me a pattare, adesso decidiamo. Chi perde paga da bere. Va bene. Ok? Tu non fregare, eh? Per cavalleria devo lasciarti vincere. Ah, non male! Grazie caro, grazie mille. Sei stato molto gentile. Sicuro. Grazie.